però in un contesto particolare, qual è quello che stiamo vivendo oggi, io richiedo un'attenzione, non possiamo non averla, su questa drammatica situazione della guerra in Ucraina. Allora, vi chiedo, in questo momento in cui davvero c'è il sonno della ragione che ha generato dei mostri, di osservare in memoria e in commemorazione di queste vittime di questa guerra un minuto di silenzio. In primis Lucio Catano per questa sua, come posso dire, vivacità culturale e organizzativa. Vediamo, le vediamo affisse nei muri tutte le iniziative che lui, non da ortopedico valente qual è, ma insomma da abile organizzatore, mi viene da dire quasi una sorta di Marta Marzotto, diciamo, spesa nell'ambito della medicina. Quindi, Grazie dell'iniziativa, ringrazio anche e mi complimento con chi mi ha preceduto per le, diciamo, esaustive presentazioni. Chiaramente mi allineo a quanto diceva De Castro, nel senso che condivido al 100% tutto quello che è stato detto. Sono un urologo di un ospedale di provincia, neanche tanto, nel senso che l'ospedale di Imola è il terzo ospedale della città metropolitana, dell'area metropolitana, quindi sono un ospedale, io a mio modo di vedere, a giusto taglio, nel senso che non è né troppo grande né troppo piccolo, e faccio l'urologo, sono un urologo da 31 anni in forza appunto all'ASL di Imola. Oggi Lucio mi ha dato una, come posso dire, un tema che probabilmente, se volessimo affrontarlo bene, non basterebbe una giornata, chiaramente è troppo vasto. Le novità nella chirurgia urologica sono tante e tali, per cui insomma dovremo limitare sicuramente diciamo l'esposizione su alcuni aspetti. La chirurgia, quello che non è cambiato rispetto alla storia nella chirurgia urologica sono le indicazioni, nel senso che l'obiettivo è quello di correggere le problematiche per quello che riguarda, cioè considerando, per quello che adesso noi andremo a vedere, quelle che sono le novità in ambito chirurgico. Per cui sono cambiate, non sono cambiate le indicazioni, ma sono cambiate le metodologie che permettono appunto di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Le patologie urologiche negli ospedali, prima si è fatto un rimando sull'andrologia. L'andrologia
è un qualcosa che parte dall'urologia, negli ospedali piccoli, diciamo, come posso dire, come la chirurgia della mano nell'ambito dell'ortopedia. Nei posti grandi l'andrologia ha preso una sua dignità autonoma, mentre nei posti piccoli l'urologia segue anche l'andrologia. Questo è un po' il dato di fatto. E, per quello che riguarda appunto le patologie, le tecniche chirurgiche, l'innovazione, oggi quello che diciamo venuto fuori è che la tecnologia ha reso possibile metodologie di intervento che una volta erano assolutamente neppure pensabili. Primo tra tutti è la robotica. La robotica oggi, limitatamente a determinate patologie, permette essere estremamente mini-invasivi. La mini-invasività è la frontiera verso cui si sta andando nella chirurgia urologica e in tutte le chirurgie. Quindi all'ordine del giorno c'è questa metodica che a Bologna è ben rappresentata sia nel polo ospedaliero maggiore con il dottor Concetti, sia nel polo Sant'Orsola con il professor Bruno Cilla, dove sono presenti due robot da alcuni anni che supportano il chirurgo nell'atto chirurgico e che, ricordo, permettono al chirurgo di non stare sul paziente ma stare in console ad alcuni metri dal paziente, e le mani, diciamo così, nel paziente ce le mette il robot, che viene magnificato, che viene utilizzato con delle attività, con delle, diciamo, con possibilità di movimento, di azione micrometriche. Una cosa che ci permette di capire è, per esempio, che con i robot si riesce a sbucciare l'uovo sodo senza, lo togliendo il guscio, senza togliere quella pellicina che sta al di sotto del guscio. Questo in alcune tipologie di intervento, come per esempio nella prostatectomia radicale, consente una miglior, come posso dire, un miglior risultato, una migliore mini-invasività, e quindi la morbidità e sostanzialmente le complicanze solitamente sono molto meno presenti. Tutto questo pistolotto iniziale, diciamo, sulla robotica, perché io di robotica oggi non vi parlerò, nel senso che il robot, diciamo, in urologia viene utilizzato sostanzialmente per tre patologie: il trattamento della malattia prostatica, parlando della prostatectomia radicale, il trattamento della malattia neoplastica renale, diciamo sia essa radicale sia essa conservativa, quindi tumorectomia parziale, e poi viene anche utilizzata per, diciamo, come posso dire, nella realizzazione della cistectomia radicale nella parte demolitiva, quindi si fa la parte demolitiva con il robot e la parte ricostruttiva invece si fa ancora con tecnica tradizionale. Questo in sintesi. Noi, per quello che riguarda la mini-invasività e quindi le tecniche innovative della chirurgia urologica, diciamo, ci limitiamo adesso a fare una disamina di quelle che sono sostanzialmente le metodiche endoscopiche, o comunque quelle endourologiche, che prendono oggi in esame sempre più fonti di energia, come appunto i laser, che rappresenta appunto il fronte di innovazione principale. Il laser è ciò che sostituisce il bisturi tradizionale, quantomeno la fonte, diciamo, di energia termica, pur non completamente annullandola, perché rimangono comunque delle indicazioni. Ora, la patologia diciamo che meglio viene trattata con appunto le sorgenti laser è l'ipertrofia prostatica. Solitamente voi ricordate che l'intervento disostruttivo, che sostanzialmente viene dopo il trattamento, prima abbiamo parlato di farmaci, i farmaci ci permettono, sono ancora un ottimo modo per contrastare il progressivo aumento di volume, quindi progressiva ostruzione del canale uretrale,
Quando i farmaci non hanno più una loro indicazione, si passa alla disostruzione. Storicamente la disostruzione prostatica è stata fatta secondo due vie, la via a cielo aperto e la via endoscopica, appunto endouretrale. La differenza, e quindi rifaccio a quello che dicevo prima, era sul disco dove veniva scelta la via in base al volume della ghiandola. Se devo togliere, facciamo finta che la prostata sia una mela, devo togliere il torso, perché all'interno del torso non passa il canale uretrale. Se la mela è un melone, facevo il taglio, per cui tiravo via il torso dall'alto per via transvescicale. Se la mela invece è una mela o una prugna, sostanzialmente togliere il torso è possibile per via, era possibile per via endoscopica. E così si è sempre fatto. Oggi l'avvento di queste tecnologie nuove, fonti di energia, ci permettono di approcciare il torso del cocomero anche per via endourologica, con delle metodiche, appunto con una tecnologia che ci permette di avere un campo sostanzialmente esangue e con una rapidità di esecuzione abbastanza sovrapponibile alle tecniche precedenti. Il laser di cui parliamo, che rappresenta oggi la routine nel trattamento dell'ipertrofia prostatica, vede diverse tipologie di fonte. Abbiamo il laser ad olio, il tullio, che sono i principali, per i quali cambia un pochino la profondità del taglio e l'emissione del raggio luminoso o continuo o pulsato. Adesso vedremo qual è la differenza tra le due tecniche e sostanzialmente quali possono essere le indicazioni principali. Il laser è una fonte ormai, qui parliamo di innovazione, in realtà sapete che l'innovazione non è che avvenga dall'oggi al domani. Perché l'innovazione possa radicarsi c'è bisogno di tempo. I primi interventi con il laser risalgono ormai all'inizio degli anni 90, oggi sono abbastanza radicati in tutti i poli ospedalieri e universitari, però non hanno soppiantato completamente la tecnologia tradizionale, quella cioè con l'ansa diatermica, perché hanno anche loro dei limiti. Per esempio, vedremo che la tecnologia con il cosiddetto green laser, il laser a luce verde, viene utilizzato prevalentemente per quella che viene definita la vaporizzazione. La vaporizzazione non permette di avere lo specimen chirurgico, cioè la vaporizzazione è che fai il solco, fai sparire il tessuto prostatico, non ti rimane nulla da far esaminare. In letteratura risulta che l'incidentalioma, che è il riscontro occasionale di una neoplasia prostatica all'atto della resezione endoscopica di prostata, è presente nel 7-12% dei casi. Per cui, se noi facciamo un intervento utilizzando su un paziente, la valutazione del paziente a monte deve essere ben fatta, perché per quanto possibile bisogna essere, non dico sicurissimi, ma quantomeno sicuri che quel paziente non abbia un rischio di essere portatore di neoplasia prostatica, perché quel passaggio ci permetterebbe comunque di essere più precisi nella diagnosi. Abbiamo detto che i laser più utilizzati sono ad olmio e a tullio, e la tecnologia ci permette di considerarlo ormai un gold standard, cioè l'intervento di disostruzione per la ipertrofia prostatica con il laser ad olmio è considerato oggi per le prostate di volume medio-grande la tecnica di riferimento.
In letteratura, diciamo, ci sono sostanzialmente, c'è una sostanziale convergenza nei dati che si trovano e per quello che riguarda appunto le prostate medio-grandi. Per le prostate piccole, invece di volume piccolo, la resezione con ansa diatermica è ancora considerata una opzione sostanzialmente proponibile. E i follow-up a 5 e 10 anni ci danno ancora una percentuale di successo che sta sui 90-88-90% degli esiti positivi, e quindi insomma a tutt'oggi questa tecnologia è quella che viene, come dicevamo, considerata come metodica di riferimento. Oltre al laser ad olmio abbiamo quella che viene detta diciamo raggio verde, che ha una profondità di resezione, di penetrazione, che sfrutta un'altra metodica, utilizzando l'emoglobina, l'assorbimento dell'emoglobina, che poi rilascia ossigeno e quindi degrada la ghiandola prostatica, e che in buona sostanza ha il limite di non consentire la raccolta di tessuto chirurgico da far esaminare. La tecnica dell'OLEP, della resezione con il laser ad olmio, non è più scavare come si faceva solitamente, scavare un tunnel all'interno della ghiandola prostatica, ma si parte cercando di enucleare, quindi quando si arriva all'inizio dell'adenoma si fanno due incisioni a ore 17 e a ore 19 sostanzialmente, e si procede scollando i due lobi dell'adenoma prostatico, come vedete qui, i quali poi cadono per intero all'interno della cavità vescicale, e lì vengono poi, si estrae lo strumento e si passa, questa è sostanzialmente l'immagine che si vede mentre si opera, e appunto questi due lobi all'interno vengono poi morcellati con uno strumento che sostanzialmente li frulla e li rende liquidi e quindi aspirabili e comunque esaminabili dal punto di vista istologico. Quando c'è anche il terzo lobo, che è una variabile che occorre nel 7-8% dei casi, la tecnica non cambia, i pezzi che cadono in vescica sono sostanzialmente tre, e i tempi sono leggermente più lunghi rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale, ma insomma sostanzialmente oggi si va verso, cioè non c'è più indicazione, quasi non c'è più spazio per le tecniche, quelle insomma ritenute obsolete, quali quelle che vi dicevo. Il morcellatore è questa sorta di frullatore che deve soggiacere a un apprendimento nel suo utilizzo, perché se si sbaglia, se si va a parete vescicale, si morcella anche la parete vescicale con danni diciamo intuibili. Una volta appunto dicevamo che le grosse prostate venivano operate per via anche transvescicale. Oggi sono interventi che non si fanno quasi più, perché sostanzialmente allungano il tempo di degenza al paziente, il rischio di sanguinamento è superiore, e appunto l'avvento del laser ad olmio ha permesso sostanzialmente di poter approcciare le ghiandole anche di volumi considerevoli. La sindrome irritativa, che è un qualcosa che consegue, che permane poi dopo l'intervento chirurgico, è un qualcosa che va tenuto in considerazione e che fa parte integrante dell'intervento, e che vede il suo fattore causale nel fatto che comunque la vescica ci mette un po' di tempo a recuperare un suo ritmo fisiologico, cioè
succede che la prostata ostruisce la vescica, nel tempo si sforza per poter vincere questa resistenza. Una volta che noi togliamo il tappo, la vescica diciamo, si deve riadattare a questa nuova situazione di disostruzione avvenuta e non avviene immediatamente. Tutto questo per dire che il paziente che viene portato in sala operatoria e per essere disostruito in quanto urina male e la notte si alza 3-4 volte, eccetera, eccetera, una volta operato avrà come primo effetto il fatto che avrà un getto molto potente, quindi assisterà a un buon svuotamento vescicale. Ma le 3-4 volte alla notte si continuerà ad alzare ancora per diversi mesi, perché appunto c'è bisogno che il detrusore si adatti a questa diciamo, venuta meno di, del tappo dell'ostruzione. Questo è quello che dicevamo prima. Il Green Light invece è una metodica differente, nel senso che l'energia è un'energia sempre, diciamo, posso dire, che vaporizza, quindi fa scomparire il tessuto, e lo strumento viene tenuto a contatto, non è uno strumento che diciamo, faccia il buco per intenderci, ma c'è una, un grado di inclinazione su cui, per il quale lavora, per cui va tenuto appoggiato sulla parete del lume uretrale e sostanzialmente con un andamento tipo a lima si fa scomparire gradatamente a 360 gradi il tessuto. Diciamo che non ci sono delle, come posso dire, delle preferenze, cioè ogni centro fa quello, in letteratura sostanzialmente non si evince il fatto che ci sia una tecnica meglio dell'altra, molto è funzione di quello che l'operatore preferisce e sostanzialmente verso cui si specializza. Vi dicevo che il green laser vaporizza, per cui utilizza sostanzialmente una metodica differente rispetto all'olmio, praticamente la cellula scompare per effetto della degradazione che passa attraverso l'emoglobina, diciamo, che c'è all'interno. Allora, l'altra cosa, il laser a tullio invece è la terza metodica che viene utilizzata e diciamo la differenza tra l'olmio e il tullio è che la prima, quest'ultima, cioè si può utilizzare anche per resseccare pezzi di prostata come si faceva con l'ansa diatermica. Ovvero si tirano via delle chips di prostata con una caratteristica che è l'assenza assoluta di sanguinamento. Per cui il paziente sia con questa tecnica, anche con quella d'olmio, però quella d'olmio abbiamo detto che diciamo, bisogna che sia tutto corra perfettamente, nel senso che la morcellazione non abbia problematiche e quant'altro, questi pazienti così trattati possono essere dimessi già 24 ore dall'intervento. Senza catetere. C'era una bella immagine che ci faceva, ecco, che caratterizzava un pochino lo stato dell'arte di queste tecniche. Mentre la sezione transuretrale di prostata con ansa diatermica rappresenta sostanzialmente il passato, il gold standard oggi è il trattamento della ipertrofia prostatica con il laser ad olmio. E, mentre ci sono insomma risultati ottimi anche con il laser a tullio e con il green light. Un'ulteriore tecnica che viene, di cui manca oggi ancora un follow up soddisfacente è l'acquablazione, è una sorta di resezione della ghiandola prostatica, quindi asportazione della parte interna della prostata che ci permette, che determina l'ostruzione, con un getto di acqua non calda ad alta pressione che sostanzialmente consente di intervenire e disostruire portando via, viene utilizzata sotto controllo ecografico prevalentemente,
e consente di portare via quella quota parte di adenoma, non necessariamente tutto, ma quella quota parte di adenoma che diciamo ostruisce, lasciando la possibilità di preservare l'eiaculazione, cosa che nelle altre metodiche non c'è, cioè gli interventi chirurgici distruttivi sull'adenoma prostatico portato via completamente si accompagnano sempre alla scomparsa dell'eiaculazione, in quanto avviene poi successivamente all'intervento un'eiaculazione retrograda, quindi lo sperma finisce in vescica e viene emesso con le urine alla prima iniezione utile dopo il rapporto. Questa è una tecnologia che diciamo progetto ad acqua, diciamo sulla carta molto intrigante, ma non ancora abbiamo un follow up sufficiente per poter dire che si possa. Ci sono dei centri che l'hanno abbandonata, ecco, per intenderci, già una volta. D'altra parte innovazione si fa anche provando e riprovando, Si riesce con, appunto, questo è sotto il controllo con la transrettale, appunto, può servire, ecco, prima dicevamo che si è molto ridimensionata il significato, diciamo, diagnostico della transrettale per la sua scarsa risoluzione, viene utilizzata la transrettale ancora per fare biopsie ecoguidate, per stabilire appunto il volume delle ghiandole prostatiche per poter decidere il trattamento migliore, e poi in alcune tecniche, quali questa, viene utilizzata appunto per tenere monitorato, comunque selezionare gli spazi di intervento sulla ghiandola stessa, che non viene sull'adenoma, che non viene asportato sostanzialmente completamente. Questa è la sezione, appunto, la sonda rettale è sostanzialmente quella semicerchio nero che trovate, che vedete lì in basso, la sonda è quella lì, legge la ghiandola prostatica a sezioni trasverse, per cui questa è una fetta, e vedete appunto quelli che sono, quella che è l'anatomia della quell'altra è appunto quello che stanno utilizzando per partire con l'intervento, con la resezione. In letteratura ci sono dati contrastanti sull'efficacia o quantomeno sul fatto che probabilmente possa divenire in futuro una metodica di riferimento, perché è vero che il costo è basso, è vero che diciamo, gli effetti collaterali sono diciamo, scarsi, ma è anche vero che verosimilmente i risultati chirurgici per quelli che sono pari gli esiti cicatriziali dell'esito dell'intervento stesso siano accettabili. Poi procedendo nelle metodiche, adesso saltiamo qualche diapo perché questi sono scendono troppo nel tecnico, questa è appunto la popolazione, un confronto, questo studio in particolare appunto chiude come conclusione dicendo che rispetto alla resezione endoscopica di prostata fatta con ansa diatermica i risultati non sono, diciamo, non propendono per la popolazione. Però è una cosa che è sulla carta, diciamo, all'ordine del giorno, diciamo, di questi anni, per cui insomma, è interessante anche saperlo. Il laser viene utilizzato anche nel trattamento delle calcolosi, che con diciamo, la possibilità di asportare formazioni litiasiche per via sia endoscopica naturale sia per via percutanea. E poi la litotrissia è un qualcosa che in realtà è provato che meriterebbe dei centri ad alto volume per poter ottimizzare le prestazioni. Questa è una
sempre in ambito di innovazione, cambiamo argomento, questa è la diagnostica sulle neoplasie urotelliali, parliamo sempre di via endoscopica, l'ureteroreoscopia si può avvalere di sostanze come per esempio l'utilizzo dell'acido 5-aminolevulinico, che sostanzialmente messo in vena prima dell'esecuzione dell'immagine dell'indagine, permette di colorare e far risaltare la presenza di neoplasie urotelliali che magari alla luce bianca non si riescono a vedere. Sempre la stesso tema. Quindi qui adesso siamo passati nella diagnostica per immagini endoscopica, che è un incluso, ma tornando alle tecniche chirurgiche, sempre per fare una disamina di quelle che sono le tecniche di innovazione in ambito chirurgico, passando abbiamo visto la prostata, vediamo adesso quelle che sono le frontiere di sviluppo delle tecniche per trattare patologie dell'alta via urinaria, quindi del rene. Ci sono metodiche che vengono utilizzate con buoni risultati, come per esempio la termoablazione, parliamo adesso del tumore renale. La termoablazione è una metodica che anche quella viene praticata con buoni risultati, e che serve, praticamente si avvale della metodi di radiofrequenza che praticamente lavora sul danno termico che viene generato con un'oscillazione della corrente appunto ad alta frequenza. La neoplasia viene sostanzialmente sottoposta a una necrosi coagulativa e i risultati sono abbastanza buoni. L'unico limite di questa metodica sono le dimensioni della neoplasia che può essere trattata, e non in presenza di più cisti neoplastiche non ha indicazione. È di facile, relativamente facile esecuzione, viene praticata appunto per via sia percutanea che laparoscopica, per cui va a integrarsi in quelle che sono le metodiche di approccio all'alta via urinaria, che sono appunto la laparoscopia o la percutanea. La radiofrequenza è un'ulteriore metodica che però è poco. Non viene praticamente, è iniziato, ci sono centri a macchia di leopardo che lo fanno, su Bologna in realtà è stata abbastanza abbandonata, è stata tentata, però si è visto che ha un vantaggio, che è il costo molto molto limitato, ma non è efficace su tumori grandicelli e quindi non è portata avanti. Questa è un'altra tipologia di approccio alla neoplasia renale, e sostanzialmente però sono tutte vie appunto poco costosa, ma non ha in follow up. Questo è già tanto tempo che questo è un lavoro del 14, quindi è già tanto tempo che si prova, ma non ha un follow up soddisfacente. La trioblazione invece è un qualcosa che viene praticata con successo su lesioni anche qui piccoline. Praticamente viene la neoplasia viene sostanzialmente trattata con temperature elevate e funziona, in effetti funziona bene, porta una necrosi coagulativa anche questa qui, e non è
diciamo, però proponibile a, diciamo, sul territorio su vasta scala, nel senso che soffre molto, queste tecniche soffrono molto del trattamento con la laparoscopia. La laparoscopia è una metodica che in ambito urologico ormai si fa dappertutto, e sui trattamenti conservativi delle neoplasie renali, passa un po' da padrone. Sono, diciamo, metodiche queste che vengono applicate su pazienti che per qualche ragione non possono essere trattati per via laparoscopica o per cutanea, insomma, con problemi cardiologici o quant'altro. Dunque, poi volevo farvi vedere, ecco, abbiamo detto che il gold standard nel trattamento della neoplasia prostatica rimane l'approccio chirurgico, che se la batte con il trattamento radioterapico. Per quello che riguarda l'asportazione della ghiandola prostatica, la laparoscopia e la robotica ora diventeranno sempre più la metodica di riferimento. Si stanno comunque portando avanti delle metodiche, studi su metodiche alternative, e quindi il trattamento si sta studiando la sostenibilità di un trattamento focale della neoplasia prostatica anche con questa metodica del TAIFU, che consiste nella distruggere il tessuto neoplastico combinando l'effetto termico e l'effetto meccanico attraverso ultrasuoni che vengono focalizzati sul nodulo prostatico ad alta intensità. La facilità o il basso costo passa attraverso il fatto che il trattamento è un trattamento locale, il paziente viene come se fosse sottoposto a un'ecografia transrettale, c'è una sonda appunto che funge da emettitore di ultrasuoni che vengono appunto concentrati sulla zona neoplastica, e questo praticamente porta poi a una demolizione del tessuto. Il paziente viene posizionato esattamente come quando si fa una transrettale. Quando la ghiandola prostatica è un po' grandicella, è necessario ridurre praticamente il volume complessivo, sottoponendo il paziente a un'asportazione dell'adenoma. Ricordo che la neoplasia prostatica, quando presente, appunto, sorge sempre sulla parte periferica della ghiandola, cioè quella non coinvolta nell'adenoma. E quindi, per renderla più raggiungibile, a volte è preferibile ridurre il volume globale facendo un intervento di tipo disostruttivo prima. Ci sono limiti che sono quelli del trattamento dei noduli sull'apice prostatico, però insomma sembra che i risultati che ci sono oggi pare che siano abbastanza soddisfacenti. Non è molto diffusa, non abbiamo un follow-up sufficientemente lungo, e quindi insomma stiamo a guardare. È vero che in letteratura pare che la prostatectomia, il trattamento della neoplasia prostatica, appunto, vada sempre più verso il trattamento conservativo, e probabilmente fra un po' di anni l'asportazione chirurgica della ghiandola prostatica verrà progressivamente abbandonata per la possibilità di trattamenti alternativi. Oggi la prostatectomia radicale continua a essere considerata il gold standard, e appunto, come dicevamo all'inizio, la robotica pare che abbia completato, posso dire, la definizione del modo migliore di trattarla. Questo giusto per segnalare, la crioterapia appunto è già stata, come posso dire, definita inefficace. L'ho riportata soltanto perché ci sia anche per parlarne, ma di fatto i risultati non sono considerati buoni.
qualsivoglia sia la metodica che viene utilizzata nel trattamento delle patologie prostatiche, la fase post trattamento deve sempre tenere in considerazione il fatto che i dati, i segni di irritabilità dell'apparato urinario sono sempre presenti e quindi devono essere tenuti in considerazione come parte integrante dell'intervento. E le altre cose non ce ne sono.